Gentile amica e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba il 26 settembre! L'aria è da polenta e ciudin e gorgonzola, ma qui polenta, ciudin e gorgonzola non li mangiano se non i trapiantati, quindi al massimo è da castagne. Voi come state? E bagniamo, non perdiamo tempo. Oggi è una giornata qualunque, come l'uomo qualunque. Il movimento di Giannini, il movimento dell'uomo qualunque. Bene. Oggi, senza voler fare niente di rivoluzionario, facciamo una cosa diversa dal solito. Tanto apriamo il ProRaso, ve l'ho fatto vedere, questa è la scatola in cartoncino. Bello, sempre bello aprire una nuova confezione, sempre lui, barbe dure, okay? Burro di karité e olio di sandalo. Ecco qua, diamo una solita. Io mi sono massacrato un dito tagliandomelo, come vedete, affettandomelo l'altro giorno, quindi non potrò usare tanto l'indice, ma cercheremo di fare una spalmatura del proraso. Poi tutto bene? Beh, insomma, qua ho fatto nubifragi, un uragano o una tromba d'aria, meglio, ha disintegrato un intero pallone di copertura di campi sportivi a Rosignano Solvay, qua poco più a nord rispetto a dove ci troviamo noi. E quindi l'aria è frizzantina, ventosa, non sembra oggi piovere. Ma è soprattutto burrascosa. Qua abbiamo Marco Cappato che stava tirando fuori dalle rassegne stampa il nostro amico Becciu. Becciu, vecchia birba, ma cosa mai combinato? Il peculato! Hai peculato! L'ho visto in conferenza stampa ieri con un crocefisso d'argento gigantesco in volato nero. Non ci sta. Dice che è stato trattato quasi come un pedofilo da Papa Francesco. Papa Francesco non è abituato, ha detto non è tanto il reato quanto la moralità. Quindi, boh, anche Papa Francesco non è una bella situazione, un brutto ambientino quello, attenzione, ne ha già fatto secco uno con la minestra, Papa Luciani, ve lo ricordate? Ma parliamo di questo, insomma, mi dilungo, questo è un libro uscito, qua. Via col vento in Vaticano, eccola qua, la porpora cardinalizia, i millenari non è la serie, la collana, ma i millenari sono gli autori, che dall'interno hanno scritto, gente che frequenta il Vaticano, hanno acquisito questo libro, l'alleanza di Dio con i poveri e gli umili è in contraddizione con l'arroganza di ogni potere, che condanna e elimina l'innocente scomodo. Questo libro, che è stato scritto per Caos, è uscito nel 1999, l'ultimo anno del secolo scorso, ma non ci dilunghiamo, però caro amico Becciu, sta tranquillo, non ti agitare, oggi faremo, saltando subito agli arnesi, un Fatti Gentile, conosciutissimo rasoio con colonna dorica, una ottima esposizione che oggi proveremo, con lame già viste, straviste, riviste e riviste e ripassate, le Titan d'Orco che apriremo e scarteremo al momento di effettuare la rasatura e la solita Shibusa, ecco Shibusa, il mandarinato giapponese with tallow, sempre lo stesso. In cosa consiste la novità? Che non faremo il montaggio in ciotola, no, no. Non lo faremo, qua abbiamo già inumidito molto prima il nostro porcello Semogue 820 Black Edition, Semogue portoghese che adesso strizzo come vedete perché rispetto ai tassi puri il maiale va tenuto a bagno un po' di più rispetto al tasso per essere operativo, per riuscire a stendere al meglio la vostra crema. Ma quale sarà la novità? Che non è una novità perché molti amici la fanno normalmente, sarà il montaggio direttamente in viso sul pennello. Quindi acchiappiamo, qua la vedete, un po' di marroncina Shibuse, per esempio una cosa del genere, senza ragnare troppo, una roba del genere, vedete, così, e la schiaffiamo direttamente dentro il ciuffo. Vediamo cosa succede, ecco, la mettiamo direttamente. Il viso va molto bagnato, noi la spalmiamo dentro, come vedete, è uno strano effetto. Andrebbe bene come un documentario di Discovery, sapere, indovinate cos'è sta roba? Fa un po' senso, quindi ci va una, comunque per spargerla bene nel ciuffo, ritengo, io ne metto ancora un po' per non sbagliare, perché magari ce ne va un po' di più rispetto, visto che sento il pennello vuoto, io lo riempio ancora un po'. Ci va comunque una crema ben stendibile, non gommosa, un po' elastica come sono alcune, tipo la Furia. Ma andiamo avanti e bagniamo, tanto il prebarba
non deve stare troppo tempo, l'importante è non rimuoverlo, come abbiamo detto, prima di spargere la crema. Si spalma la crema, oh yeah, 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 yeah. Quali vantaggi può dare il face lathering, come si dice, ovvero il montaggio in viso? Scusate, sembro Gianni Morandi, i capelli che vanno per conto loro. Non lo so, se serve evitare di usare la ciotola che utilizzerebbe essendo vuota per sciacquare la testa del rasoio, serve per risparmiare tempo e vediamo però se funziona. Questa è veramente una prova che io non ho mai fatto, ma normalmente si usa. Probabilmente non si avrà lo schiumone del montaggio in ciotola, ma magari in qualche maniera dipende anche molto dal pennello che si usa. Io molti vedo che si radono con delle spalmature molto soft, non gli piace il pannone, ma diciamo che probabilmente basta anche un passaggio. Io inumidisco un po' perché mi sembra un po' asciuttino il porcello qui, da non confondere col porcellum, il rasatellum e il mattarellum, i sistemi elettorali a ritroso che hanno caratterizzato il nostro sistema elettorale negli ultimi 25 anni. Bene, bando alle ciance, lasciamo perdere la politica, le elezioni sono passate, nonno Gianni è diventato governatore della Toscana, quindi potrà andare in giro a salsicciare, a festeggiare il suo successo contro la cagnolina di Salvini, come l'ha definita lui, avversaria leghista, candidata in Toscana, per strappare un seggio improbabile, e dove in effetti hanno perso male, 8 punti di distacco. Forse rimangono ancora dei ballottaggi aperti, uno è quello di Italo Falco Matà in Calabria, che già credo sindaco, comunque non governatore, perché Calabria io ho le Santelli, ma non monta moltissimo il face lathering, poi magari è sufficiente, me lo dirà qualche amico tipo Giuseppe, che l'ho visto fare questa operazione in una delle sue ultimissime rasature la scorsa settimana, ma diciamo che magari una copertura non proprio pannosa può essere comunque sufficiente a dare. Io mi massaggio con molta energia, il Semog portoghese mi sembra che il suo lavoro lo faccia, certo rispetto a quegli schiumoni natalizi che monto in ciotola, qua abbiamo un concetto completamente diverso. Bagno ancora un po', non troppo, magari, ecco, giusto perché la stesa abbia una parvenza. Molti usano anche il proraso in tubo, si sguiscia direttamente, tipo dentifricio, una crema molto più morbida di questa. La Shibusa è un pochino più, andrebbe montata in ciotola, cioè con questo sì, abbiamo fatto un po' una sfida ardita, noi ci dobbiamo anche osare e soprattutto stare nei tempi, quindi io sto perdendo molto tempo, o impiegando molto tempo. È così. Quindi bando alle ciance, anche Michele Emiliano in Puglia riceverà di nuovo un bel cesto di cozze pelose come quelle che gli erano costate quasi la carriera, di quel regalo, di quella stimanza, come dicono in Meridione, che il regalo portato ai politici sono solitamente prosciutti, pecorini, vino, olive, lupini, e Michele Emiliano a Bari, magistrato, tendo a sottolinearlo, aveva ricevuto un cestone di cozze pelose, che voi subito penserete male cosa saranno le cozze pelose, andate a cercare, sono una qualità, una varietà di cozze che probabilmente si trovano in qualche basso fondale delle nostre coste. Bene, allora io direi che trascorso un tempo ragionevole per giustificare l'attacco con le nostre Dorco Titan, oggi questa anomalia o questa variante del face lathering ci porta a affrontare una nuova era. Panorama abbiamo anche, panorama sarà breve oggi, però magari cominciamo a raderci, poi vediamo tra la seconda e la terza, cioè tra il contropelo obliquo, se dare uno sguardo. Quindi attaccando con decisione, non ho messo la lama, ecco, queste cose qua succedono quando uno ha la testa a tutt'altro, quando anziché pensare a radersi
pensa ai grandi guai del mondo. Beh, senti, un due pezzi già un po' incremato perché ci ho messo le mani sopra. La nostra Dorco Titan, eccola qui, è sempre una bella lama coreana, ma con l'elmo del titano di San Marino, Dorco, eccola qua. La serigrafia è su entrambi i lati uguale, ve ne faccio vedere una per il dritto, spero che è questa qui. Una buona potenza di taglio, la accomodiamo sopra il nostro portalama del nostro Fatip Gentile, Fatip Gentleman, e serriamo con il nostro manico con questa rastrematura che vedete, che lo rende bello, elegante, un po' greco, ricorda le colonne dei tempi greci, i manici dei rasoi, per gli appassionati possono portare la storia dell'arte, quella che nessuno vuole studiare, a cominciare dai nostri figli, e noi vediamo che la passata del Fatip non pulisce mai perfettamente la guancia, come magari fa anche soltanto un Edwin Jagger. Io non ho mai capito perché il pettine e questa parte del pettine forse troppo largo, quindi non si capisce e dà la sensazione che il passaggio non abbia tagliato perché rimangono delle strisce. Falsa illusione, perché Dorco, giro sul lato pulito, che è questo qui, ecco, taglia. Non bisogna mai premere con questo rasoio, come vi ho già detto. Credo di essermi anche già tagliato per distrazione. È la settimana dei tagli questa, oltre che i tagli al personale. Chi si fa la barba esegue anche tagli sulla propria pelle, quelli che dicono l'ho sperimentato sulla propria pelle il fenomeno dei tagli. Certo, quelli col rasoio. La barba è di tre giorni. Due giorni, scusate. Fatta come sempre il venerdì, quindi non fatta ieri. E oggi ci presentiamo al soglio rasatorio e all'appuntamento col decoro. Mio figlio stamattina, mentre facevo colazione, mi guardava attraverso la lente del suo Honor 8 e mi ha detto: sei trasandato, questi capelli in aria, senza la barba, gli occhi a mezz'asta. Non so, sembrava un clochard della stazione di Santa Maria Novella. E allora dobbiamo riportarci all'onore del mondo, al decoro personale. La prima cosa che conta nell'essere umano è essere in ordine, essere a posto. Non ci vuole tanto, eh. Qui nel Livornese spesso lo sciabattamento e l'atteggiamento... Beh, il primo passaggio è insufficiente, devo dire. Se uno volesse dire mi faccio solo il pelo con questa lama, con questo fate gentile, bagniamo, non basta. Becciu. Bene, la pelle è di nuovo irrorata e ripartiamo. Il nostro è ancora, come vedete, abbastanza ricco, anzi devo dire che con le passate si migliora, anche perché non essendoci più pelo si spande anche meglio, questo è chiaramente anche una... ma riesce comunque col face lathering, il nostro maialino portoghese qui, a consentirci di dare una stesa per la protezione dell'aggressione delle lame. Gli devo dire che spesso con il Fatip Gentile mi taglio, perché ho l'impressione che lui non pulisca tanto, premo, tac, e vabbè, questo è quanto. Vi avevo promesso anche prima del secondo passaggio, del contrapelo, un breve sguardo, tanto qua è inutile insistere, possiamo anche lasciare qualche secondo, che sempre buona scibusa comunque, eh. Purtroppo i profumi non fanno parte degli aspetti trasmissibili attraverso un video, ma potete vederlo dal mio sguardo. Ecco, che sto per significarvi di quanto il profumo semplice allo stesso tempo asiatico ci predispone al secondo passaggio. Bene.
come promesso, andiamo a guardare uno sguardo al periodico. Dai, è un bel momento, non è che possiamo far finta di niente. Beh, copertina. Io non le seguo, ma la guerra del vaccino, ma ci sono tutti, c'è Putin, c'è Boris Johnson, c'è Donald Trump, questo è sicuramente il coreano, il cinese, scusate, non mi interessa niente. Cioè, più interessante è il retro, ma che è il retro, il panorama. Qua il signor Lamborghini insiste, Tecnomar, no? Voi sapete o non sapete, ve l'ho già detto, questi sono i motoscafi, questo è il modello 63 Beyond the Limits, è un motoscafo, mi sono informato, lungo 20 metri, costa 1 milione di euro e raggiunge la velocità di 60 nodi che sono in acqua, 110 km all'ora. Qua davanti una marina degli Emirati Arabi, dove ovviamente vengono venduti questi tamarissimi motoscafi costruiti da Lamborghini, ma non a Sant'Agata Bolognese, dove tutti pensano che siano fatti, bensì in Germania. Allora in Germania li fa la MAN, quella che fa le motrici dei tir. Quindi Lamborghini fa fare motori da 2000 cavalli, credo che ne abbia due, sono 4000 cavalli, no? Sì, 4000 cavalli, c'è anche scritto, dalla MAN in Germania. Ma passiamo a una rapida, io 6 punti, facciamo nei primi due, è molto rapido. A parte il buon bel Pietro che parte con l'Italia che non compra più, si spende meno, ma mi sto a dilungare, io vado a pagina 1, perché tra le tante notizie, quello che mi viene e mi rattrista è lo sguardo di Genovese, Paolo Genovese, il cui figlio, questo signore con le gambe aperte, che non si capisce cosa stia facendo, è l'unica immagine che è girata, è quello che ha assassinato, andando a 90 all'ora, anziché 50, sul suo SUV Renault, le due ragazzine, il cui papà delle due, e nello specifico Edward von Freiman, 57 anni, in finlandese di nascita, il papà di Gaia, lo vedete, costretto da tempo, un sedia a rotelle, insomma, e questa è la figlia uccisa, vedete qua, da Genovese. E fa tenerezza perché gli chiede, senza dilungarsi, se ha sentito la famiglia di Genovese. No, gli ha scritto una lettera al padre il giorno dopo l'incidente, dopodiché la sfida che qua interessa è naturalmente quella tra gli avvocati, dell'avvocato Franco Coppi che difende il giovane e di Giulia Bongiorno che difende Gaia e Camilla. Coppi e Bongiorno hanno difeso Giulio Andreotti nei processi, quindi voi immaginate queste famiglie che legali hanno scelto per vincere la loro battaglia legale. Probabilmente saranno ceci, e quello che interessa non è la morte, questo è il dramma delle due ragazze e di questo ragazzo che è stato oltretutto sentito poco tempo fa di nuovo implicato perché era in casa sua che rompeva i coglioni con lo stereo al massimo. Cioè, questo continua a pomparsi, forse a drogarsi, io non lo so, è una cosa che mi ha disgustato. Comunque corriamo a bomba. La seconda cosa, parliamo di animali, non parliamo mai dei nostri pets, dei nostri animaletti. Qua abbiamo la tratta dei cuccioli che vengono dall'estero, avete questi musetti, no? Di questi cagnetti che voi comprate a 2000 euro, sono importati e trasferiti in scatole di cartone, lo vedete qua, da gente senza scrupoli che li importa in Italia, li pagherà 50 euro e li vende per un giro d'affari di 300 milioni come traffico clandestino. E bisogna parlare anche di questo, c'è un grande pubblico affezionato agli animaletti, non comprate animali di dubbia provenienza o di troppo basso costo. Contropelo. Qua io però devo in un momento sospendere l'utilizzo della lavapanni, perché come sentirete la centrifuga. Già abbiamo Radio Radicale con Cappato, cioè ancora abbiamo la Candy che gira 3000 giri al minuto, noi qua non ci capiamo più, visto che è già difficile capirsi quando ci si parla e ci si vede, perché c'è la mediazione della rete, degli schermi, non ci si parla più di persona vis-à-vis o in presenza, come piace dire, a meno non avere. Bene, è un po' asciutta la stesa in face lateri, ho sicuramente sbagliato io. Non mi soddisfa, no. Probabilmente la lama taglia, ma bisogna bagnare molto di più il viso, se no il contropelo è discreto, infatti vado avanti, non insisto, e bagno abbondantemente per il terzo passaggio.
do anche una piccola bagnata al semogue, così, e provo a rituffarmi cercando il terzo passaggio di farlo un pochino più umido. A questo punto di non perdere tempo a leggerlo, perlomeno non distrarmi, se no. Comunque si perde un po' la schiuma con questo sistema, Mi sono riempito la maglia, guarda. Però diciamo che se ci si rade subito e non si lascia asciugare il viso, l'atmosfera è un po' grigia, cioè anche qua arriva poca luce perché il cielo è un po' basso quest'oggi. Ancora tanti tedeschi in giro, ieri ho fatto un giro dopo le 5 verso la statale regionale che porta a Volterra. Sono andato a Montecatini Valdicecina, dove c'è una miniera, un'antica miniera, alle porte di un paese molto carino che aveva una torre dell'anno 1000-1100 quadrata, tipo Torre Saracena, che guarda tutta la valle, molto bello. Ho preso anche freddo, perché rientrato ho dovuto coprirmi, non avevo i guanti, quindi insomma, un paese che c'era 600 metri di altezza, ma anche meno, rispetto a qui, alla zona marina, c'erano almeno 4 gradi in meno. Ma ci ho detto che vi può interessare relativamente, non cincischiamo e andiamo direttamente a fare l'obliquo, il terzo passaggio. Bene, poi leggiamo. Ok, canta poco la nostra Dorco, solo qua in zona gola. Sentite che lo zoom riprende, spero fedelmente, il ronzio del disboscamento, che più non è, perché è stata le guance già ampiamente ripulite, dove vedete un red dot, eccolo qua. Guarda che tagliarsi col double edge deve essere veramente un pirla. Tendo sempre, dove sento più pelo, a premere e regolarmente mi taglio. Vabbè. Resto zitto. Hanno tirato fuori un podcast di Marco Pannella e Massimo Bordin, con la voce da Vuluase che leggeva Stampa e Regime, oggi degnamente sostituito, ma certo con non lo stesso appeal, dall'ottimo Marco Taradas, che lo legge tutte le mattine. Bene, io lascio perdere che sento che mi sto facendo del male e dovrò sfiammare. Allora, mi devo dire che nella sufficienza della rasatura non sono per niente contento. Normalmente mi ritengo soddisfatto, oggi non lo sono, sciacquo abbondantemente con acqua fredda. No, non so se attribuire alla scarsa volumetria della schiuma o attribuire alla mia forse fretta, forse distrazione, ma non mi è piaciuto questo passaggio di rasatura. No, non solo il terzo, neanche gli altri due primi. Una barba fatta veramente con il, a voi, l'appellativo migliore. Bene. Qua dovremmo scegliere un after, nel frattempo, mentre lasciamo che si rinfreschi un po' e che si asciughi un po', andiamo a prendere un altro piccolo segnalibro. Segnalibro, non affittasi. Qua ci sono dei dati sul crollo e sulla disponibilità enorme di camere da letto per studenti in singola e in doppia, quindi più 270 di disponibilità vuol dire meno 270 percentuali in meno di affitti, ovviamente. Qua abbiamo delle scene da Via della Spiga, che è questa qui, a Via Frattina, al centro di Roma, dove tutto è chiuso. Come vedete, questo signore che lì c'è, senza aiuti del governo non possiamo riaprire, migliaia di dipendenti a rischio. Questo signore passeggia a Roma, la signorina passeggia a Milano, e per dargli un dato, Milano prima di questa situazione qui, un posto in camera singola per studenti costava anche 500 euro, qua dava dei dati, un po' meno, sì, 500 euro,
al mese 5,65, però i prezzi sono rimasti fermi. Anche Roma, che costa un po' meno, affittava a soltanto 345 euro un posto per gli studenti. Bene, ma a parte questo che riguarda il mercato immobiliare, anche un pochino sterile, perché sono cose... buttiamoci dove? Dove ci buttiamo qua? Questo è un signore che si è messo a pedalare, no? Per dimostrare, è andato da Torino fino a Bari, no? Ha fatto due tappe, di cui una Cecina, tra parentesi. Ha fatto Torino-Rapallo, Rapallo-Cecina, no, scusi, Tarquinia, Cecina-Tarquinia. Però poi ha proseguito, mi pare sia andata fino a Roma, scusate. Ma questo fumava due pacchetti e mezzo di sigarette al giorno, questo signore, che si chiama, adesso non mi ricordo come, si chiama Umberto Roccati, che è presidente dell'Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico, aderente alla Confindustria, e dice che fumava 30 sigarette al giorno e alla fine si è guardato allo specchio, è passato all'elettronica, ha detto che è felicissimo, è ancora vivo perché pedala, quindi probabilmente non è ancora morto. Quindi in un passaggio rapidissimo, tanto per dire, mal comune mezzo gaudio, non è che ci cambi nulla, ma sulla manica come Lampedusa. Queste sono le scogliere di Dover, se guardate bene la foto, questa è sullo sfondo, non è Lampedusa ma è la manica. Quindi anche in Inghilterra arrivano i canotti, guardate questi, praticamente affondati in 15 su un gommone con un motore Mercury da 30 cavalli, scusate. E qua abbiamo la situazione a Dover, voi comprereste casa a Dover, perché no, attraverso la manica lo fai fine settimana. Casermoni vuoti, negozi chiusi, qua abbiamo anche una foto di Farage, ovviamente con i guanti da pugile, che vorrebbe questi usarli come punching ball appena sbarcano dal canotto, e qua una agguerrita e sorridente ministro, il primo ministro degli interni, si chiama Priti Patel, vuole il pugno duro contro gli immigrati irregolari. Bene, case invendute, casermoni di cemento che guardano la costa francese, probabilmente anche un loro fascino, dove non ci vuole andare più nessuno. Ma per non perdere tempo e cercare anche di passare qualcosa che lenisca un po' l'offesa arrecata nella parte sotto la gola, oggi niente di più e niente di meglio che nell'aereo inquieto di questo fine settembre usare un Floyd, eccolo qua, The Genuine, l'arancione che aiuta ad essere ottimisti. Qua la barberia, l'ambiente barbieristico è totale, qua potreste, me lo sono tutto spruzzato in bocca, ma potreste essere a Barcellona, come a Kyoto, come in Castiglia, spingo sulla Spagna perché è spagnolo, oppure se volete in una regione del sud della Francia a farvi la barba, perché l'atmosfera quando uscirete tutti si gireranno e diranno quello probabilmente un italiano, anche se è fabbricato in Spagna, perché non so perché, ma io leggo il profumo di questo prodotto, che poi, come vedete, asciugo, allo stile italiano. Bene, abbiamo quasi finito, rimane solo, perché un po' che non ne parliamo, diamo a Cesare quel che di Cesare, o meglio a Vittorione quel che è di Vittorione. Vittorione Sgarbi, che oggi ci parla del collezionismo, che il collezionista che cercava opere con la passione del capitano Acab. Qua vedete un'opera che è Il Capitano in Rosa, no? Un quadro straordinario realizzato nel 1560 da un certo Giovan Battista Moroni, che è esposto, questo perché l'articolo non riguarda l'autore di questo quadro, ma riguarda il collezionista che ha tra le tante opere anche questo quadro, che si chiama Luigi Magnani. Luigi Magnani a Traversetolo ha una villa antichissima, adesso lui è morto perché è un collezionista che dal 1906 al 1984, fate voi il conto, ha collezionato centinaia di opere di grandissimo valore. Qua lo vediamo anche con Margaret d'Inghilterra nella sua casa, mentre gli mostra alcuni quadri, insomma. Allora io ho fatto una domanda, premesso che sicuramente questa villa è aperta, è visitabile, se volete andare nel Parmense a vedere i quadri che questo signore ha impilato uno sopra l'altro negli anni, ho chiesto però a Vittorione, perché ho avuto modo di chiederlo, che mestiere facevano i genitori di Luigi Magnani per consentirgli di mettere insieme una collezione che varrà qualche miliardo di euro, non lo so, qualche, non tanti, ma sicuramente una cosa enorme. Vittorione mi ha risposto dicendomi che i genitori facevano i formaggiai. Formaggiai, il figlio è diventato collezionista. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata da Andrea, da Domenica, che barba, teniamoci stretti, ciao!